Terminato il secondo piano asfalti da 1 milione di euro dall'Alba Adriatica, in questi giorni sono in corso ulteriori interventi legati all'arredo urbano, sia sul lungomare ma anche in Viale della Vittoria, dove è stato perfezionato un importante intervento di riqualificazione. Una delle novità legate alla viabilità però riguarda l'istituzione su buona parte del lungomare Marconi, ma non solo, della zona 30, che rientra nella progettualità del cosiddetto Biciplan. Il secondo stralcio di asfalti che comprendeva tutto il lungomare, tutta via Le Mazzine e un tratto di via Arno. Poi abbiamo fatto anche tutta Viale della Vittoria perché era in condizioni pietose per un importo di circa totale di 1.100.000 euro. Adesso stiamo facendo tutto quanto la segnaletica orizzontale, via Le Mazzine è quasi completata, come il lungomare. Stiamo istituendo la zona 30 che parte da via Trento fino a via Isonze, comprendendo tutto il lungomare con zona 30. Poi su via della Vittoria invece sono arrivati gli arredi, che lunedì iniziamo a posizionare sia le panchine che sia i cestini. Questa settimana dovremmo finire il parco di via del Concordato. Poi stiamo programmando già per appena l'estate, stiamo facendo il programma del terzo stralcio di asfalti, che comprende insomma, diciamo, sia il centro che sia via Trento e sia la zona sud di Alba, Contrada Sant'Egidio e quant'altro. Abbiamo in programma anche urgentemente di rifare tutto quanto il parco di via Duca d'Aosta, quella adiacente alla caserma dei Carabinieri, dove abbiamo 90.000 euro da poter rifare, perché quello è un parco veramente oramai da 20 anni che è lì, quindi abbiamo riprogrammato tutto quanto di rifarlo nuovo da capo, insomma.